Allora, l'idea di registrare Porpora è stata dettata dal fatto che io amo molto la musica di Porpora e trovo che sia un compositore eccezionale. E non è un caso che sia stato il maestro di Farinelli e anche di tanti altri cantanti famosi del suo tempo. E quindi, oltre ad essere un grandissimo compositore che ha scritto musica splendida, quindi l'idea di fare Porpora, che appunto nasce dal fatto che amo questa musica, e soprattutto non ci si è mai concentrati sulle voci di basso baritono, e abbiamo scoperto invece che ci sono tante cose per basso baritono, e quindi abbiamo deciso di fare un'antologia. E gli oggetti spaventosi dall'orror mi si girò, il pensiero è ancora. Ho avuto il piacere di conoscere Sergio Foresti diversi anni fa, ma la prima occasione in cui abbiamo lavorato insieme, come solista e direttore, è stata in occasione del nostro primo album, Cieco Amore, dedicato appunto a arie scritte per il basso Giuseppe Maria Boschi. Ed è stata un'esperienza veramente esaltante, perché c'era molta complicità, abbiamo scoperto di avere una visione molto simile della musica e... quando si verifica una situazione di questo tipo è veramente ideale, perché c'è la possibilità di scavare nel dettaglio, in profondità, del messaggio musicale, e anche per questa ragione abbiamo accolto molto volentieri la proposta di continuare questa collaborazione, e non vediamo l'ora di presentarvi questo progetto su Nicola Porpora. Ho accolto con molto entusiasmo la proposta di Sergio di realizzare un progetto su Nicola Porpora, sia perché con il mio ensemble Accordis abbiamo frequentato molto la musica napoletana e nella fattispecie di Porpora, ma proprio perché stimo tantissimo Porpora come compositore per la sua grande capacità e ricchezza espressiva. E per questo abbiamo deciso di selezionare delle opere dagli oratori, serenate, dall'opera e anche dalla musica strumentale, per restituire un quadro generale della sua abilità di compositore, capace di restituire l'intera tavolozza delle emozioni umane in musica. Agitato da più venti, da più venti, che lontano da alla sponda, gioco misero dell'onda, sonno. Andrea è un direttore veramente molto molto dotato, una persona di estrema sensibilità, e quindi ci siamo trovati perfettamente in sintonia a lavorare assieme, perché lui, come me, insomma, ricerca un'espressività nella musica, e la ricerca della bellezza è sempre comune. In mezzo al mar, in mezzo al mar, in mezzo al
Uno degli aspetti più interessanti della musica di Porpora, secondo me, è la sua capacità di avere l'abilità di creare dei brani molto intensi, che abbiano un grandi arcate espressive, ma al contempo di essere uno specialista dei piccoli dettagli. In qualche modo potremmo definirla una musica rococò, piena di piccoli dettagli che però tutti insieme sono inseriti in un contesto di perfetta armonia e creano veramente un risultato di grande impatto. Grandissimo piacere, abbiamo già collaborato assieme con un disco, un'antologia di aree d'opera dedicate a Giuseppe Maria Boschi, ed è un gruppo di giovani eccezionali, di musicisti veramente dotati. E lavorare con loro è un piacere enorme, perché si lavora in un ambiente caldo, serio, umano, e quindi insomma, abbiamo deciso di continuare la collaborazione nel momento in cui è nata questa idea di cantare Porpora.